Mondialmente! The Millennium. Ma siamo in onda già? Sì. Dallo studio 5 Stelle, ribattezzato dopo il nostro ingresso in studio Cervi, gli Elio e le Storie Tese conducono una nuova interessantissima puntata di Cordialmente a me piace il cazzo. Ah, tra l'altro un salutone sì, dagli architetti che ho visto che andavano via in elicottero. Perché adesso arrivano, c'hanno un elicottero che ho scritto sopra The Architect. Io sono un individuo in mezzo alla massa con vicino una bajur. Questo è il messaggio. Prima poesia ermetica di questa sera si intitola Fede lucida. Scusi, lei è credente? Dipende da ciò che lei è raccontante. Ma perché me l'hai detto? Però anche io tu non l'avevi visto. Però non l'ho ancora visto. Ma cacchio, 1984. Vabbè, ma uno è obbligato a guardare un film dell'84 per forza. Vabbè, però muore a metà film. Ma dai, vabbè. Parliamo di Milano. Preferite andare in un barettino classico oppure andare in un posto da brunch di quelli dove ti danno un menù in inglese? Benvenuti, ora realizzerò per voi un'arancia. Passo subito ad elencare gli ingredienti per 400 persone che sono un'arancia. Ora in onda Che Storia Channel, ovvero se te lo sei perso è perché ci avevi delle robe da fare o della gente da vedere. Comunque non andare in sbattimento, ti piazzi lì bello tranquillo, relax, mangi due ostriche e te lo ripetiamo noi. Basta che porti dietro il libretto degli assegni. You can come and do the effeminate part of We Are Golden. Sì. Se mi dice questo, che posso andare e fare quella parte lì, allora vado. Cordialmente a me mi piace molto il cazzo. E allora sigla! Bentornati! State ascoltando Radio DJ? Viene un po' male la sigla, devo dire, senza il siglaiolo ufficiale. Esatto, che però l'urlatore. Ma lui è nato per fare queste cose comunque. È perché ha la voce altisonante, sì, anche se è un po' bassisonante, cioè altisonante come volume. Difetti, ma tipo essere poco affidabile, infatti questa sera non c'è. Vabbè, che anche su questo vorrei aprire una parentesi. Buonasera, benvenuti, questo è Cordialmente. Ciao Sergione. Ciao Lenone. Ciao Faso. Dove eri lunedì scorso? Lo so, Linus, tu sai che tu che sei un'anima sportiva, dovevo svolgere delle questioni baseballistiche, federali, i cartellini, le robe, i timbri. Perché ormai sei entrato nella politica dello sport. Ma che sono entrato nella politica dello sport? Io sono presidente dimissionario dal primo minuto da 20 anni. Cioè mi hanno messo presidente della squadra, io non voglio, perché voglio soltanto giocare. Pentole di fagioli che borbottano sempre, ma poi faccio tutto. Io lo faccio per sempre, poi sono 20 anni che sei lì invece. Sai che solo un anno sono riuscito a non fare il presidente? C'è stato il papà di un giocatore che l'ha fatto al posto mio per un anno. La gente ti vuole bene. Sì, 10 anni fa è stato bellissimo, poi però si è dimesso subito. E invece puntuali come una cambiale. Hai visto? E non è, io devo partire non correggendoti, però integrando un po' la tua affermazione. Correggiandomi, come se fossi l'abitante di Correggio, provincia di Reggio Emilia. Ben detto, quindi con la voce caso di Ligabue. Non la so fare, non sono un bravo imitatore. Ma sono abituato bene. Guarda, io. Però volevo un discorso un po' particolare. Cioè più bassa. Però volevo correggerti perché tu hai detto, state ascoltando Radio DJ. Ti posso dire una cosa? Io sto vivendo Radio DJ. So che tu stai combattendo una crociata in favore di questo atteggiamento, ma io sono ancora della vecchia scuola, io la radio la faccio e tu invece la esprimi. Sì, bravo, la esprimo. Io la attraverso come si attraversa il pelago della vita. Bravissimo, bravo. Arcipicchia. Esatto. Meglio arcipicchia che arcigay, con tutto il rispetto. Bravo, ma infatti l'arcipelago è un'associazione di comunisti al mare. Cioè, è come anche non so, Arcibaldo è baldo, ma enorme. Pazzesco. Come state ragazzi? Come vi butta? Quanta giovanilità, quanto giovanilismo, quanta gioventù in questa affermazione. Io sono drogato, Di che cosa? Del nuovo gioco che però non posso fare il nome. Se perché lo puoi fare? Secondo me lo faccio io. Sì. Secondo me tu sei entrato nel tunnel del nuovo Call of Duty. Esatto. Non riesco a uscirne. Saranno state circa 2 settimane fa.
Ho letto su un giornale che era appena uscito e che nei negozi in America c'era la coda davanti, certo, appunto al negozio. Certo. Gente... Call of Duty è ambientato nella seconda guerra mondiale? No, il precedente, il 5, sì. Adesso è tornato guerra moderna, Russia, Afghanistan, eccetera. Ma il 3, io ho avuto il 3 che era bellissimo, era Call of Duty Free, che era ambientato in un aeroporto. Esatto. Guarda, pazzesco, dove vi avanzavano di sigarette. Esatto. La missione finale deve riuscire a passare con il più roba possibile. Una forbice, sì, e una bottiglietta piena d'acqua. E poi alla fine, quando pensi di aver vinto, ti chiedono la carta d'imbarco. Bravo, hai dimenticato, sei potuto. Bravissimo. Io giocavo invece a Call of di bottiglia, che era un... Cosa ne facevi? Senti, la domanda tecnica per gli ascoltatori più giovani che sono, certo, giocatori come te. Giochi sempre anche online? Solo online, quindi qualcuno potrà avere il piacere, che ne so, a 15 anni di arrivarti alle spalle e sgozzarti. Ma tante volte, però ogni tanto gli faccio il culo anch'io. Ah, che bello. E tu come fai a sapere con chi stai giocando? Cioè, si dichiara? Sì. Beh, ci sono queste chat, comunque quando individui l'italiano te lo fai amico, cioè c'è l'opzione, lo sai, che lo metti fra i tuoi amici. E capita spesso di rincontrare gli stessi? Sì, certo, certo. Ma capita anche di vedere gente che vive attaccata all'Xbox. È come se uno volesse giocare con te, perché magari c'è una fava, c'è un fan degli Oli e Storie Tese che anche come te, appassionato di videogiochi, spara. Verso che ora tu compari? No, beh, alla sera. Compaio alla sera e finisco al mattino. E hai un nickname o sei? Sì. Ma se lo non dico, si può dire. Non lo puoi dire, infatti. Ok. Ti trovano soprattutto, no, perché se no arriva quello che ti ricordi là, il due anni fa, che quello che mi voleva infilare lo spazzolino elettrico in quel posto, che l'avevo fatto fuori alle spalle, quattro volte. È per questo che te la chiedevo. Sì. Invece voglio dire che chi vuole incontrare me online per giocare online, però rigorosamente soltanto all'Allegra Fattoria di Patti, che è un gioco dove devi allevare gli animali, cuccioletti, delle cose. Sì. Mi cerca come Nick, sono Gisella. Bello. Nixon è un bel nickname. Anche Nixon, no, come Nick sono Gisella. Ah, io ho capito, io Nixon o Gisella. Oppure Nixon Gisella. Gisella Nixon, nome è una sorella. Adesso mi apro subito un account come Nixon Gisella. Ci vediamo tra poco. Radio DJ, siamo in compagnia di Nixon Gisella. Ciao ragazzi, sono Nixon. Dell'anonimo sequestrato. A questo punto tu non giochi invece, Faso, no? No, non gioco online, cioè ho fatto qualche esperimento, ma non sono tanto intrippato, anche perché gioco dei giochi solitamente che c'hanno poco online. Cioè io mi faccio tutta la saga dei videogiochi Lego. Ti ammazzi di saghe, io, cioè, lo esatto, so. Esatto, da piccolo mi sono fatto di quelle saghe. Ma senza videogiochi. Infatti avevi il Sega, esatto. Quello lì è il migliore, no, comunque gioco molto con mio figlio, quindi tipo tutta la saga Lego, per cui Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Batman e aspetto Lego Harry Potter che ne arrivo. Anzi, spero che lui lo chieda a Babbo Natale, così che magari Babbo Natale ce l'ha, lo porta a casa. E quindi sono un po' poco da giocare online, ho sperimentato un pochettino, ma non è tanto il mio genere. Posso dire una Nixon, è una rubrica, l'opinione di Nixon Gisella. Allora, l'opinione di Nixon Gisella sull'online. Sigla, ci vorrebbe una sigla. Ok. Va ora in onda l'opinione di Nixon Gisella sui videogiochi online. Ciao ragazzi, sono Nixon Gisella. Nixon Gisella potrebbe essere un tuo alter ego esperto di videogiochi. Ma non è. Che bello. Ma ragazzi, il punto di vista di oggi di Nixon Gisella è questo. Nell'online c'è tanta malvagità, secondo me, perché il gusto e la ferocia con cui ti battono, ti eliminano quando giochi online, e a farlo sono degli undicenni peraltro, ha dello stupefacente per me. Le volte che ho giocato e le ho prese, perché in genere le prendi, ho visto che c'era una soddisfazione omicida nel vincitore nei miei confronti. E quindi, parola di Nixon Gisella, dovete essere più buoni nell'online. Ciao. Senti, ma secondo te è più aspro giocare online o online? Online, ma musica!
E invece no, niente, no, musica, niente. Un po' di poesia. È il momento della poesia ermetica, gentilmente scritta per noi dal poeta ermetico per eccellenza Hermes Palinsesto, ma fatta recapitare attraverso l'ambasciatore del romanticismo, l'amico, l'amico Faso. Come, sì, come è andata l'incontro? E guarda, ti sembrerà strano, ma mi ha passato online durante una session di Call of Duty. Sì, sì, sì. Mi ha lasciato in un cadavere. Sì, sì, di uno che ha ucciso. Mi ha lasciato, c'era un bigliettino strano luminescente nella tasca, quindi deve essere riuscito ad alterare anche il codice. Il codice è un genio, genio assoluto. Ho dovuto estrarre quel bigliettino, ho fatto il download, poi l'ho letto e c'erano le poesie. Pazzesco. Molto bene, eccole qua. Sono attenzione, quattro, perché si autodistruggono appena finita. Urca, la devo farla velocemente. La prima si chiama Autoludo. L'uomo sabbia da bambino giocava con le formine su se stesso. Poi non immaginiamolo un po' meglio, cioè l'uomo sabbia giocava con le formine fatte a forma di cioè sulle sue cosce, cioè adesso lui faccio una pezzi di corpo, un granchietto, sì, perché tanto poi si riesce a come Adamo che praticamente ha staccato una costola e ne ha fatto Eva. Ha fatto Eva. Lui ha staccato una formina, ma poi se le rimette, può fare un castello con se stesso. Faceva gli scherzi così, tu sei in spiaggia, vedevi un castello e dicevi che bello questo castello e saltava sull'uomo sabbia. Sono io. Nuove zone e parcheggi, assessorato alla viabilità. Mi invii il nuovo pass per le auto dei residenti che sostituisce quello vecchio. Allora io lo sostituisco, ma i cartelli sono ancora quelli vecchi. I numeri non corrispondono e trovo una multa. Assessoriato alla viabilità, vorrei darti un cazzotto. Io so che Hermes moderni. Ha sofferto molto di questa cosa. Anche sul portafoglio. Sì, sì. No, no, ma perché sembra che ci sia stata sta roba qua, che è arrivata una roba del tipo: mettiti il pass numero 18, quello numero 6 non vale più. E c'è qualcuno che l'ha sostituito nella macchina parcheggiata, cioè, per esempio, cioè non ha neanche spostato la macchina e il giorno dopo c'era una multa. Ma allora siete dei malati di mente. E sì, cosa ha fatto Hermes a questo punto? Ha telefonato. E cosa gli hanno detto? Ha a mandato Hermes a fanculo un sacco di gente, te lo posso assicurare. Costume. Come il mio costume, come il suo costume. Uno strano ghigno. Braulio. Montenegro. Cinar. Petrus. Ma scusi, cosa le succede? Niente, è un riso amaro. Vedi, questo è un riso amaro. Questo è un riso amaro. Chiudiamo con Società nel mondo. In America aprire una SRL costa $300 e lo fai in internet. In Italia costa 20.000 euro e lo fai dal notaio. Anche l'Italia è il paese delle grandi opportunità per i notai. Grande Hermes, sempre molto amaro. Musica, Radio DJ, cordialmente. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Qua a Radio DJ cordialmente. Come eravamo rimasti con il referendum sul nome di cordialmente? Ma che ultimamente l'agile tranquillo sta prevalendo, nonostante che cordialmente mi piace molto il cazzo. Ma io, esatto, ma io darei tempo fino a chiusura dell'anno, poi per l'anno nuovo possiamo pensare. No, c'è da dire che agile tranquillo sembra una buona strategia. Sì, sì, è vero. Dico agile tranquillo al vantaggio che lo puoi usare anche in ambiti così più costituzionali. Sì, senza, se non fai brutta figura. Perché l'altro è un po' forte. C'è qualcuno che non è pronto. No? Poi... volevo chiedere piuttosto su questa cosa del mi piace il cazzo. Continua ancora a piacerli? A piacere agli ascoltatori e ai vostri amici. Cioè, quando vi incontrano, ancora vi dicono: Elio! Ah, certo. Cioè la frase o l'oggetto. Anche a me piace. Eh sì, ma perché molti hanno approfittato della frase per per uscire, per dire quello che desideri. L'abbiamo sdoganato. Fino a due mesi fa nessuno osava dire a me piace molto il cazzo. Esatto. Oggi, grazie a Vittorio Cosma e gli altri storietesi, finalmente. Ma possiamo anche dirlo, cioè fino al 2008 al massimo la gente sociale piaceva la figa. Uno dice, esatto. Certo, almeno lo dichiarava. Lo dichiarava, sì, infatti. Nasce una nuova rubrica, detta anche la rubrica in due tempi. Ci vorrebbe una sigla. Sei pronto, Alex? Vai, va ora in onda la rubrica. Rubrica in due tempi, cioè ne facciamo una prima parte adesso e la seconda parte dopo la pubblicità. Il nome, anzi il titolo di questa rubrica ce lo legge Faso, mancando Elio. Prego.
Florilegio di, anzi no, va ora in onda florilegio di curiosità e retroscena del compleanno della caduta del muro di Berlino in occasione dell'anniversario di quando è caduto il muro di Berlino. Oh, un po' tortuoso, eh? No, no, invece è bello. Mi piace. Due settimane fa più o meno, diciamo, la data ufficiale. Sì, lunedì l'altro praticamente, sì, oggi è 23, sì, lunedì no, l'altro. Sì, tra l'altro si è scoperto che era intamburato, cioè non era poi un muro così, cioè una spallata sarebbe venuta giù. C'era intamburato, c'è delle parti anche in cartongesso. Era come i muri delle case americane che si vedono impaperissime, avete presente, no? Il papà che fa lo scherzo con il figlio, poi cade, picchia contro il muro del salotto con la testa e entra. È una roba, io non riesco a spiegarlo ai miei figli che le case americane sono davvero fatte così. Per quello che c'era tutta quella scorta armata, perché se ti bastava una spintarella, però giù, non era per non far passare la gente. Secondo una ricerca negli archivi del municipio di Berlino, il muro di Berlino era di 4 cm più largo della misura regolamentare dei muri, secondo il regolamento edilizio del comune stesso di Berlino. È sbalorditivo che abbia resistito tutto questo tempo. Se qualcuno avesse letto il regolamento, il muro di Berlino si sarebbe potuto abbattere già negli anni 70, più una multa di minimo 1000 marchi all'impresa che l'aveva fatto. Ma magari chiedevano il condono invece. Avrebbero potuto farlo. E forse l'hanno fatto. L'impresa edilizia che aveva costruito il muro di Berlino era di Bergamo. Veniva su con un transit tutte le mattine e nel giro di un mese il muro di Berlino era già bello che fatto. Sì, sì, perché loro si alzavano all'una. Peraltro il muro di Berlino che non era fatto di mattoni, voi l'avete visto da vicino? Il muro di Berlino? Non era fatto gettati, di mattoni. Erano gettati. No, di... erano dei blocchi di cemento lunghi 3 metri e larghi 1. Sì. Tipo i jersey, quelli dell'autostrada. Sì, 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 sapevo che era di Torrone. No, quello era Cremona. Le autorità della Germania Est, di fronte alle proteste internazionali per il muro di Berlino, dichiararono per anni che il muro di Berlino non era un metodo per impedire la fuga verso l'ovest, bensì un campo di squash, però molto grande. Ah, certo. Dove tutti si trovavano. Adesso, scusa, volevo inserirmi, ma proprio per fare una riflessione. Anche questi qua che stavano a Berlino Est, ok, non puoi andare a Berlino Ovest, ma non puoi andare a Berlino Sud o a Berlino Nord. Cioè, adesso poi diventa una fissa, dici no, voglio andare a Berlino Ovest, ma battite le balle, vai a Berlino Nord. Cosa cambia? Per esempio, non tutti sanno che in realtà il muro non divideva in due la città, ma formava praticamente un grande campo da squash dentro il quale c'era Berlino Ovest. Cioè i veri reclusi erano quelli erano di gli occidentali, no, non è uno scherzo, perché Berlino era dentro la Germania dell'Est. E quindi gli ovestani erano bloccati da questa divisione. Allora, l'Ovestan sembra un paese che di fatto sono quelle del vecchio West, però tedesco. È certo. Perché uno dice cowboy tedesco. Come dire, avete mal di testa anche noi. A tra poco per le altre informazioni sui retroscena del muro di Berlino. Erboristi comunisti, avanti propoli alla riscossa. Cordialmente agile e tranquillo. So che molti di voi sono rimasti lì con l'acquolina in bocca per saperne un po' di più su questi retroscena legati al al ventennale del muro di Berlino. Perché? Perché si fosse appena posto in ascolto, stiamo trasmettendo il florilegio. Non leggo niente. Grande. Senza occhiali. Florilegio di curiosità e retroscena del compleanno della caduta del muro di Berlino. Che in bello. Occasione sì. dell'anniversario di quando è caduto il muro di Berlino. Che bello vendicarsi. Linus, cioè ormai anche tu che non sei più, diciamo, un primo pelo, cioè non puoi pretendere dagli le storie tese, almeno non da tutti, di una lettura così semplice. Mi lancia il foglio, la mai successo. Qui ci vuole l'occhio. Apro una piccola parentesi, poi andremo avanti con queste informazioni riservate. Ma all'interno degli Elio, qual è la classifica delle diottrie? Delle diottrie? Cioè chi ne ha di più?
Beh, allora io tengo Io sono Faso primo, secondo. Parto avvantaggiato perché ero super ultra vista prima, cioè molto power, nel senso che facevo le gare al liceo con i miei amici, di guardone. No, tipo mettevamo il libro a 10 metri aperto per terra e io leggevo. Diciamo che tu avevi 14 metri, adesso sono normale, per cui però vedevo troppo. Io sono crollato dai 12 decimi dei 40 anni all'occhiale dell'anziano tenuto con l'accento. Ho fatto bene sulla lunga distanza, ma per leggere. E Leone come sta? No, lui fa fatica. Però non si arrende ancora. No, e Leone ha annunciato in diretta. Però non abbiamo ancora gli occhiali. Attenzione, l'altra sera commentavamo gara 5 delle World Series nel bugigattolo di Sky. E a inizio telecronica ha detto: signori, annuncio che questa telecronica la faccio con gli occhiali perché non vedo bene il sito della Major League. Posso fare un casa Elio molto bello? Perfetto, sotto sigla, vai Alex. Aspetta, va ora in onda casa Elio, molto bello. Molto bello, cioè molto bello e divertente. Diciamo un tipo, dai. Abbiamo fatto delle letture a turno sull'evoluzionismo da Darwin, eccetera. Esatto. E un paio di settimane fa io e Elio eravamo a Genova in un teatrino a fare queste letture. Eravamo nel retro del palco prima di ogni volta entrare al leggio, al microfono a fare le letture, e c'era poca luce. Allora hanno cercato di puntare una luce e io ce la facevo abbastanza perché dovevamo seguire le nostre parti per capire quando entrare. La cosa bella è che Elio non ce la faceva, quindi a un certo punto gli hanno dato un pilone, quello lì da poliziotto americano, da miniera, e io avevo a fianco Elio con un pilone giallo che inquadrava bene. Quindi questo è segno che anche lui è crollato. Vi ricordo la frase a voi giovani ascoltatori che ancora non avete di questi problemi, la frase con la quale l'oculista vi annuncia che è arrivato il momento: ringrazia che hai aspettato fino adesso. Sì, è vero. Dicono sempre così. Devo mettere gli occhiali. Ringrazia che sei arrivato fino a qua. L'ultima volta mi ha detto: guardi, signor Nixon Gisella, per i prossimi videogiochi dovrà mettere l'occhiali. Ci siamo. Vi posso dire che mio papà, però questo solo per dire, l'oculista, quando lui aveva 10 anni, mi ha detto: sì, ma no, Franco, mettiti gli occhiali adesso per riposare un po', che hai un leggero calo, li tieni un mese o due. Li ha tuttora, e se se li toglie, come è già successo una volta che andavamo in giro in bicicletta insieme, a un certo punto l'ho visto che seguiva un altro. E l'ho seguito, papà! Ma io guardavo la ruota, mi sembravi tu. Era solo per un mese. Torniamo a Berlino. Secondo il progetto originale di Willem Wand, progettista del muro di Berlino, il muro di Berlino avrebbe dovuto essere soppalcato. In che senso? Che ci doveva essere per sfruttare l'altezza. Per sfruttare l'altezza, un po' per gli ospiti, per le coperte invernali, magari d'estate. Per metterle via. I cartoni. Esatto. Il giorno della caduta del muro di Berlino si era corso il rischio che il muro non cadesse a causa di un cavillo burocratico. La Germania Est aveva approfittato di un condono per chiedere al comune di Berlino una proroga del crollo. Lo stratagemma le avrebbe permesso di ristrutturare il muro trasformandolo in The Horse del Cortile di Ferro, una discoteca molto popolare nella scena dance comunista. Fortunatamente la richiesta fu respinta e la democrazia trionfò. Che bello! Però il The Horse era carino. Però quando si andava a ballare al Cortile di Ferro, mi ricordo. Ma guarda che di là, dal lato ovest, c'era una parte del muro di Berlino che erano i murazzi di Berlino, dove avevano messo dei locali, tipo Torino, dei locali, cioè si poteva stare, non era un bel periodo. Comunque volevo dire che il Cortile di Ferro non c'è più da un sacco di tempo, anzi non c'è più da un pezzo. Ciao. Ragazzi, io vi saluto. Ci rivediamo l'anno prossimo, perché per me l'edizione chiude a Berlino. Quando chiedi a un nostalgico della Germania comunista com'era il muro di Berlino, ti risponde: bellino. Chiudiamo con: al giorno d'oggi a Berlino, quando un nostalgico della Germania comunista dice che il muro di Berlino era bellino, viene messo alla berlina. Viene messo in una berlina e fatto sparire. Che era un po' la macchina più diffusa lì intorno al muro di Berlino. Giravano solo delle berline per controllare. C'erano solo le Trabant che erano berline. Tutte berline piccole. Una birra, fumo, musica. E dopo tu.
Garbo a Berlino, che giorno è? Su Radio DJ, oggi lunedì ed è il 23 di novembre. Manca poco più di un mese a Natale, ma questo è un argomento che per il momento non affrontiamo. Anche perché c'è un po' di tristezza, ma non voglio come dire mai? Perché. Ah, non ci ritroviamo a mangiare. Eh sì, è vero, Linus. Abbiamo saputo che forse salta la cena di Natale di DJ. No, la facciamo in realtà. Ne facciamo una moderna online. Cosa ne pensate? Una foto dell'antipasto. No, no, mangia per i cazzi suoi a casa sua. E poi ce lo raccontiamo. Tutti collegati online. Bello, ed a me è la piace stessa così. Cosa. È bello, bello. Vediamo di meno, me ragazzi. No, no, è buono. Crisi no. Crea opportunità. Ma adesso tipo, io ti dico. Ecco dei bucatini. Che però, secondo me, comunque, tutto ciò origina da un'assenza di, come dire, freschezza e anche un po' di humor. Non me lo voglia l'amministrazione e le media. Perché io dico, non si può organizzare una bella cena a un cinese, pensa che figata, guarda che sarebbe bellissimo al ristorante cinese. Bello. Cioè, che si spende poco, sì, ma sì. Tanto fai stare insieme, così, organizziamo, vai tu, va bene. Poi, no. Poi ci mettiamo, vabbè, però sarebbe anche beh una roba un po' così diversa. Che uno arriva e dice che aveva in Voltenina, è anche bello per rendere McDonald's come i bambini con i palloncini. Qui c'è la festa di Radio DJ. Invitiamo un mago. Che c'è poi la casetta. No, Ronald McDonald da intrattenere. C'è la casetta con le palline rose. Qualche ascoltatore ci ha accusato di affrontare temi un po' troppo noiosi e alti, tipo per esempio il muro di Berlino tenuto in onda per un quarto d'ora. Cambiamo completamente argomenti. Ci portiamo verso la natura, che so che ai giovani che stanno ascoltando piace sempre moltissimo. Un bel documentario, vai. Sentiamo di cosa parla. Nei caldi giorni estivi il fiume trasuda una particolare magia. Ma la ragione di questo fenomeno è tutt'altro che incantevole. A pochi metri dal parco nazionale, una grossa diga interrompe il corso naturale del fiume. Sin dagli anni 30, 160 milioni di metri cubici d'acqua vengono racchiusi dietro questa diga alta 160 metri. Quando fu realizzato il progetto, questa diga era la più grande dell'epoca. Quando è necessario, viene rilasciata. Due volte al giorno, nei picchi di domanda di diga, un torrente emerge dalla diga artificiale e si riversa nella diga nazionale. Nel giro di pochi minuti la diga sale drammaticamente. Nelle sezioni più ampie della diga l'acqua straborda, ma nei punti più stretti il livello sale circa di un metro. E il tranquillo fiume si è trasformato in un selvaggio fiume di diga. Ma è ancora un po' maldestro. Quando il fiume incontra per la prima volta questo tipo di elemento è sempre un po' maldestro. Sì, perché poi impara a destreggiare. Non sai le bene, prime volte, poi non sai bene come comportarti. Lo capisco anche. Tra l'altro è ingannevole questa figa enorme, dice, scusa, 180 metri, perché uno dice è anche invitante, dice tutta bagnata, tutta roba, anche sarà ben disposta. Sarà ben disposto, no? Può essere mortale. Sì, io ne ho viste alcune che arrivano dall'est che magari non sono 180 metri, ma caspita, c'hanno certe gambe. Sì. Certo, spaccano. No, guarda. Grazie, grande documentario. Non ringraziare noi, ringraziare la natura. Esatto, che in fondo si dice grazie, anche, padre, no, guarda quanta natura, che bella la natura. Di Bonnie M con Rivers of Babylon, cioè i fiumi di Babilonia. Come erano i fiumi di Babilonia? A pensarci, guarda, bene, un casino pazzesco. Bene, non mi viene in mente. Beh, tu immaginati Babilonia, tanto per cominciare. Casino. I fiumi come potevano essere? Inquinati o comunque pieni di qualunque tipo di cose. Sì, magari comunque puliti, però molto affollati. Ma se quegli anni, secondo voi, adesso ci si trova la lavatrice, il motorino, cosa ci si trovava dentro? Ah, è vero, ci si trovava.
un'anfora. Beh, una biga. Una biga rubata. Bravo, quelle robe lì, una biga, magari una ruota di carro, un morso del cavallo. Beh, comunque anche, non so, per esempio il Gange notoriamente ha un po' di cadaveri galleggianti che arrivano fuori. Cioè, quello cioè, sì. Per dire, beh, è una usanza proprio storica. Ma perché cioè, vengono abbandonati nel fiume? Sì, vengono attaccati. No, non sono battute, vengono messi giù col sacco, con la pietra, però la corda poi marcisce. Perché chi non ha i soldi per la pira funebre deve ricorrere. Marcisce in quel modo. Sì. Bello il colore del Gange, soprattutto per quel poco che ho visto, invitante. Sì, posso dire, io a Milano non ci sono fiumi, però c'è il Lambro che scorre vicino, c'è la Martesana. Io lo dico subito, quando muoio voglio essere smaltito nel Lambro. Così passi vicino a casa mia. Ti saluto passando, esatto. Sei un sacco nero che passa, no, ci sono io. Con la scritta sopra, ciao amici, ciao. io voglio così, lo dico invece subito. Invece è vera questa cosa che ad Abu Ghraib, una delle prigioni famose, insomma, degli americani nei confronti dei terroristi iracheni e dei dintorni, insomma, una della tortura era fare ascoltare musica occidentale a manetta. Sono diversi gruppi che venivano proposti, Britney Spears pare fosse molto gettonata, molto Eminem e anche la canzone appena ascoltata, Rivers of Babylon, di Bonnie M. Ecco, se posso capire Britney Spears, che rappresenta in qualche modo proprio il profano per uno che ha quel tipo, certo, di credenza, bionda occidentale, un po' seminuda, esatto, se un po' vita. E rappresenta anche un po' la musica di merda, si può dire, magari è un po' forte questa dichiarazione, però diciamo, perché se Eminem nelle sue canzoni è sempre abbastanza razzista, insomma, contro certe, diciamo, ignoranze. problematico, cioè farà ascoltare Rivers of Babylon perché era una canzone di merda, per via di Babilonia, diciamo che non c'è, un po' per via di Babilonia, per fare dispetto, però diciamo che non esiste canzone meravigliosa che al millesimo ascolto questa non è anche via, comunque secondo me è l'essenza del ritornello, cioè tipo potevano metterli anche Obladi Oblada, perché al mondo arabo che non è abituato per esempio a delle strutture normali, ma non sto dicendo una, cioè, una strofa ponte, no, io mi, no, te lo dico perché avevo, è un Casa Fasani, sentite, posso vai, fare vai, un Casa Fasani. Ma ora in onda Casa Fasani, speciale musica. Allora, quando mio papà aveva il ristorante a Milano, aveva tra i collaboratori. È la seconda volta che parli di tuo papà in questa trasmissione. È stranissimo, infatti. Aveva dei collaboratori egiziani, per esempio, che ascoltavano, molto simpatici, eravamo molto amici. Dove, in cucina? In cucina, un aiuto cuoco e un ragazzo che dava una mano, così. E loro ascoltavano musica araba o comunque musica, diciamo, egiziana. Mondo egiziano, che era tipo così, per quello che sentivo io, per 6-7 minuti sempre diverso, e io notavo che loro lavorando se la cantavano. Per loro è normale, esatto, io non ho mai, seppure suonando anche umilmente ai tempi da ragazzino, non ho mai sentito una roba che si ripeteva, per cui penso che, certo, il fatto che arrivi un qual ritornello, qual è il concetto di orecchiabilità per loro, esatto, se ti arriva una roba diverso, tipo appunto Obladi Oblada la terza volta, è un massacro. La tortura è quella. Secondo me la tortura è l'orecchiabilità. Okay. Però sì, posso dire, dico, se io mi ritrovassi un giorno per qualche motivo recluso e mi facessero ascoltare, dopo diciamo, mi piace, ma dopo il 300° ascolto, esatto, comincia un effetto po'. È lo stesso. Tra poco siamo qui. Cordialmente! Benvenuto! Pochi sanno che il ris di Parma è un ris pilaf. Sì? Sì. Di musica nordafricana, giusto per rimanere collegati a quanto detto pochi istanti fa, salutiamo l'amico Karkadan, questo è Radio DJ. Ciao Karka! Ciao, allora? Come butta? Cordialmente, agile e tranquillo, ancora per una mezz'oretta. Torniamo alla cultura storica con un appuntamento classico, e cioè Che Storia Channel, ovvero. Ovvero, se per caso non sei stato attento, sono cazzacci tuoi. Oh. No,
era uno scherzo, te lo ripetiamo noi nel peristentore rifinando. È la follia dell'insegnante che non ne è può pazzesco. Più a un certo punto rinuncia e diventa peggio dei suoi allievi. In un laboratorio segreto della Microsoft è stata messa a punto una scheda madre che si preoccupa se i microprocessori fanno tardi la sera. Sì, pazzesco, se no poi si stancano, non gira bene questo computer, non è un albergo. Bravo. Eh no, ma perché si avvicina sempre di più l'idea dell'intelligenza artificiale, più si umanizza nel computer, più succedono quelle cose. Hai buttato via i cookies? Cosa sono i cookies? Ah, ok. Cosa sono i cookies? Faccio finta di essere ignorante. Nel 68 il disegnatore Peter Rapidograph creò un cartone innovativo che però non fece successo, con un simpatico personaggio dall'animo contadino che diventava fortissimo mangiando cereali. Braccio di farro. Non ha avuto successo. No, ha durato pochissimo. Io l'avevo visto anche. Sì, 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 era bellissimo. Disegnato anche era disegnato bello. C'è l'attrice Mia Farro. Ma tu cosa mangi? Mia Farro. Tra l'altro, tu Farro in inglese vuol dire sgravare. Ah. Cioè è il parto nel mondo animale. Urca. Ah, sì. Il santone indiano Mahavishnu Vongola è costretto a meditare indossando un paracadute perché a volte levita fino a 400 metri di altezza e se smette di meditare ovviamente certo. Cade e si sfracella. Ti distrai un attimo, ti pensi, cazzo, il commercialista domani no! rimedita e si ferma magari a 50 metri, ma è un casino. Nel 78 il santone indiano Pahavli Kal Bertolini ha scoperto che meditando di fronte a una torta si ottiene una lievitazione naturale dell'impasto. Bello. Bertolini. Nel 79 nei laboratori Garnier venne ideato uno shampoo che donava più volume ai capelli. Il prodotto però non venne mai commercializzato perché i soggetti che lo testarono rimasero intontiti da un rumore assordante sulla testa. Sì, perché appena messo lo shampoo un volume. A Santa Cruz, una delle isole Galapagos, si svolge da secoli il palio di Puerto Ayora. La competizione è molto simile al palio di Siena, però si tratta di una gara fra tartarughe. Da tempo gli animalisti si battono per abolire il palio di Puerto Ayora perché gli isolani iniettano sostanze eccitanti alle tartarughe che sotto l'effetto della droga raggiungono anche i 7-8 km di velocità e muoiono stremate. Sì, perché vanno come delle pazze, capito? Le avete mai viste voi da vicino le tartarughe delle Galapagos o quel tipo di tartarughe? Sì. Sono gigantesche, sono innanzitutto. Sì, sì. Non è vero che sono così lente, perché in ogni caso comunque sì, fuori dal guscio camminano e soprattutto hanno un becco che fa molta sì, molta sì, paura. Ti possono staccare un sì, dito sì, se ci sì, ti sì, di più. Anche di più. Anzi, io chiedo un contributo se c'è qualche zoologo all'ascolto, perché non mi vanno in letargo le tartarughe, che in genere a metà ottobre sono già sotto a scavato. Perché ha fatto molto caldo sì, quest'anno, sì, io credo. Però adesso fa molto freddo. Loro ma sono non in... tanto freddo. Estate no, indiana, San Martino ancora. Secondo me. Qui sei tu lo zoologo. Eccomi. Grazie. Ce ne intende ti ho risposto? Ragazzi. Allora lo dico alle tarte di questa tranquilla. No? Io ricordo agli ascoltatori che già lo sanno, però, che 4 anni fa a casa mia è successo un dramma. Questo è un piccolo Casalinetti. Casalinetti, ragazzi. Chi magari segue al mattino già conosce, ma la sera magari no. Scusa, va ora in onda. Grazie. Inaspettatamente, Casalinetti conduce Linetti. Eccomi qua. Qualche anno fa mi trovavo nella mia casa di Riccione, quando andando nel negozio da cui compro i mangimi, il cibo per il gatto, fondamentalmente. Certo. Mio figlio, che allora aveva 8 anni, vide sul bancone di fianco alla cassa la classica esca per bambini piccoli, e cioè la vaschetta con le tartarughine d'acqua, quelle piccoline. Papà, me la compri, papà, me la compri, anzi, me ne compri due che insieme sono amici, si tengono compagnia, va bene. Compriamo 2 tartarughine e la loro piccola vaschetta, la portiamo a casa, la mettiamo sul balcone di casa a Riccione d'estate, le 2 tartarughine crescono, vanno in giro per il balcone, io le metto in maniera che prendano il sole, perché mi dicono che hanno bisogno di prendere molto sole, perché questo rinforza il carapace, certo, cioè il loro guscio. Qual è la mia sorpresa? Un po' triste quando scopro che una delle due più intraprendenti dell'altra, nello sporgersi
sbalzi della vaschetta in realtà è caduta giù. Oh. È caduta giù ed è finita nel giardino di quella che abita pian terreno, quindi tre piani più sotto. Scendiamo giù a cercare la tartaruga, la signora un po' anziana dice: sì, l'ho vista passare l'altro giorno, ma non sapevo di chi fosse, sarà qua in giardino. Battuta di caccia durata una settimana, non trovata, e a quel punto vabbè, sarà andata. Torniamo a casa con una sola tartaruga, cosa ce ne facciamo? La diamo a una nostra amica che ha una fattoria dove la tiene insieme ad altre tartarughe. Tanto non c'è più neanche l'altra, Filo, cosa fanno? Si fanno compagnia da sola, come fa? Esaurito l'argomento tartarughe. Arriva l'estate successiva, torniamo a Riccione, il giardiniere di sotto mi dice: ma è vostra questa tartaruga? Perché la tartaruga che era caduta da sopra era sopravvissuta tutto l'inverno da sola, non so in quale maniera. Era grossa così. No, in realtà era diventata grande quanto una mano, ma una mano piccola, una mano di un bambino. Allora mio figlio mi dice: recupera anche l'altra, chiaro, che riformiamo la coppia. Vado nella fattoria, ma nello stagno ci sono 20 tartarughe. Qual è la mia? Quella lì. Morale: una era grande come un pugno di un bambino di 5 anni e una come la mano di Schwarzenegger. Come mai? Perché una è cresciuta mangiando bene, l'altra si è come i polli allevati a terra. Vedi? Avete ascoltato il momento dello zoologo. Cordialmente Radio DJ, agili e tranquilli. Buonasera Mangoni, benvenuto. Buonasera, c'è grande attesa per la tua performance di questa sera. I male informati, i malevoli, i pettegoli, insomma, quelli che campano di queste cose così basse, dicono che sia quasi una mission impossible. È un po' impossible perché ne devo fare io sono da solo, nella versione originale sono invece le Spice Girl, quindi voglio dire. Beh, però adesso io non sono così tecnico, contando come cantavano, diciamo, quattro Spice Girl faranno bene un Mangoni. Sì, forse secondo me ce ne vorrebbero anche sei di Spice Girl. Diciamo anche che era la nostra scelta, la nostra prima scelta, che poi ci è stata insomma sottratta al posto di Santana negli anni che furono. Caspita. Quando ci fu proposto a taratata con quale artista volete interagire, ci sono disponibili le Spice Girl. E voi volevate loro? Eravamo abbastanza propensi. Li hanno rifilato invece poi Santana. Invece era in città. Vabbè. Ah, ok. In città di Santana. Senti, e quale canzone canterai? Wanna Be. Ah beh, il primo successo, quella più allegra. Bravo. Bene. Tra pochi minuti karaoke di Mangoni, prima l'ultima rubrica di questa sera, il cui titolo è... Senti di leggerlo, Mangoni, vai, titolo. Vai. Programmi televisivi che non vedremo, ovvero trasmissioni e format cassati dalle emittenti che prima sembrava che li vedevamo, poi si è saputo che non li vedevamo più. E vai a capire il perché. Devo dire, Mangoni, che nonostante le tue origini lombarde abbastanza chiare, si capisce che tu hai sposato una campana. Campana del vetro. E hai un accento del sud perfetto, direi proprio. Lo so. Come sta tua moglie? Bene, adesso è un brevissimo. È un casa Mangoni. Brevissimo. Vai, allora, siamo generosi questa sera, vai. Case a tutto spiazzo. Va ora in onda, brevissimo casa Mangoni. Dov'è mia moglie? Mia moglie. E un po' anche un appello. Dove pensi che sia tua moglie? Dove penso che sia mia moglie? Mia moglie sta scavando nell'area a Modena, nell'area dove facevano il Pavarotti in Firenze, eccetera. E ha trovato Pavarotti. Ha trovato proprio lì. Una necropoli e tua moglie fa l'archeologa. Esatto. La specifichiamo prima che pensano magari. E io pensavo che era tu parola invece. Allora, format che quindi non vedremo mai in televisione, format che sono stati illusi e poi abbandonati. Bravo. In qualche modo. Niente più TGF, cioè il notiziario fatto tutto con l'alfabeto farfallino, che avrebbe dovuto essere diretto da Corrado Augias per Canale Italia. Avrebbe dovuto debuttare a inizio novembre, ma è stato rimandato a data non precisata. Laconico il commento del giornalista: sofò, nofò, trifiste, fè. Corrado è sempre sobrio nella sua. Rai 1 ha sospeso dopo solo due puntate L'obitorio, il reality condotto da Lorena Bianchetti e ambientato nella sala mortuaria di un ospizio in Honduras. Da prima la responsabilità
responsabilità era stata attribuita ai concorrenti, in particolare al principe Emanuele Filiberto, che si rifiutava di lavare i cadaveri con la spugnetta. La verità è poi venuta a galla: gli ospiti dell'ospizio erano troppo longevi per il format e, come afferma un comunicato stampa della produzione, un obitorio deserto non interessa a nessuno. È un po' così, devo dire. Dopo le polemiche e la decisione, Canale 5 ha definitivamente cancellato la fiction Papa Giovanni fuori classe in cucina, troppo incentrata sull'abilità del pontefice ai fornelli a discapito della sua instancabile attività apostolica al servizio degli umili. Una decisione saggia, secondo il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Però sarebbe stato bello vedere tipo che spadellava. Ma dopo so anni, che era forte, tra l'altro. Dopo anni al timone di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli. Scusami, non volevo interromperti, però volevo ricordare il piatto che veniva meglio al pontefice, che erano le papardelle. Molto buono. Dopo anni al timone di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ha dovuto incassare la decisione dell'azienda di cancellarlo dal palinsesto. A far maggiormente discutere l'annuncio in contemporanea della partenza di ben due format dal titolo e dal contenuto del tutto simili a quelli del programma soppresso. Chi è che l'ha visto e chi l'ha veduto? Cancelli Chi l'ha visto per fare, che ne so, un programma di cucina, capisco, ma certo, per fare Chi l'ha veduto. No, chi è che l'ha visto? Io mi arrabbierei. Non si farà più neanche La prostata di Tex Willer, il format scritto da Luciano Onder, tutto incentrato su disturbi urologici dei personaggi dei fumetti, che avrebbe dovuto sostituire da gennaio il collaudatissimo Medicina 33, sì, che invece sopravvive. Sì, sopravvive. È stato il programma più longevo della Rai dopo Carosello. Sono tipo 26 anni che c'è Medicina 33. Bene, sta bene quindi. Sì, sì, sarà forza. Medicina 33. Medicina 33 deriverà da Dica 33. Penso proprio di sì. Sicuramente non ha a che fare con gli LP. No. Chissà se attualmente c'è qualche, no, adesso una nota, se c'è qualche dottore che ti dice Dica 33 ascoltandoti, no, con lo stetoscopio, l'area polmonare, che possiamo dire dopo tanti anni, non so voi quando eravate piccoli, ma quella roba lì sulla schiena nuda faceva freddo. Cacchio, sì, se faceva freddo. Un pezzo di acciaio ghiacciato. Freddo, esatto. Dica 33. Esatto, freddissimo. Però da piccolo io mi ricordo che il mio pediatra me l'aveva fatto usare. Era bellissimo sentirsi il proprio cuore. Ah, figata pazzesca. Impressione. Ah, tra l'altro, però, vi lancio un altro quiz, cioè un altro argomento medico. Che fine hanno fatto i reumatismi? Quando ero piccolo io avevano tutti i reumatismi. Anche i bambini, i reumatismi sono stati debellati. A forse sì, caso non se ne parla, li tolgono più come le tossine. Te li tolgono da piccoli. Non ci sono più. E io ho un'altra domanda: ma se tu ti vai a visitare da un medico in Inghilterra, ti dice 633? Anche questa è una bella domanda. Aspettiamo contributi, a tra poco. Finale, pronti per il gran finale di Cordialmente Agile e Tranquillo? Sei agile e tranquillo, Mangoni? Sono agile abbastanza, sono ancora forse un po' reduce dall'influenza, però vabbè. Hai rimesso gli scarponi da sci o è ancora presto? No, dovrei avuto sto problema qua dell'influenza, ma li devo rimettere. Ponte di Sant'Ambrogio? Purtroppo il ponte di Sant'Ambrogio deve andare giù al paesello. perché ovviamente dove tua moglie? Di Salerno? Di Salerno, esatto. A Salerno si festeggia Sant'Ambrogio. Esatto. No, in realtà facciamo un anno Natale a Milano e un anno Natale a Salerno. Quest'anno il Natale è a Milano, allora, e quindi l'Immacolata giù. Puoi sciare giù lì, esatto, sul Vesuvio. Quindi karaoke di Mangoni con Wanna Be, il primo successo delle Spice Girl. La canzone comincia subito con te, che te che canti, con io che faccio partire. Vai, Alex. You tell you what I want, so tell you what I want, you tell you what I want. So tell you what I wanna really do. I wanna really do. If you win my future, forget my friend. You wanna get with me, but me my friend. Don't wasting my precious time. Get you all together, we could be just fine. You tell you what I want, what I really do. I wanna really. If you wanna be my lover, you gotta love me, my friend. Make it last forever, friends you never had. If you wanna be my lover, you have got to be in. Take it, it's too easy, but that's the way to eat. I wanna see what that knows.
I wanna revive you, wanna get it. If you gotta meet my lover, you gotta meet my friends. Make I last forever, friends will never end. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way to eat. Bravo Maglioni! Leggenda. Umiliati e surclassati, abbiamo capito perché hanno abbandonato la scena. Sì, beh, è che nonostante l'annuncio della nuova reunion per il concerto, ormai avranno ascoltato, avranno detto, sì, ma chi ce lo fa hanno fare? Hanno visto comparire all'orizzonte questa specie di Godzilla musicale che è Mangoni, brava, e hanno detto come facciamo a contrastarlo. Bravo Mangoni. Bene, abbiamo finito, ci rivediamo lunedì prossimo. Oh yeah. Buonanotte, buonanotte. Notte a tutti. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, Lino. Notte. Buonanotte, questa notte è... Ciao, ciao. E prima di dormire questa sera, mi raccomando, inforcate i vostri occhiali. Certo. E leggete via... qualche pagina del libro. Ah, pensavo via con l'online. E via con l'online, ecco. Accendo il joystick. Vai, pronto? Sì, vado. Anch'io gioco col mio di joystick. Anch'io. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao, arrivederci, ciao.